Ciao belle genti, bentornati nel mio canale. Come avete capito dal titolo, oggi vi porto tre metodi o tre tecniche per fare un styling ai capelli ricci. La prima tecnica è quella di prendere il pettine, questo tipo di pettine per i capelli ricci che adesso va tantissimo di moda, io ce l'ho di all'incirca 3 anni, e passare il bordo del pettine sui capelli ricci creando questo effetto riccioloso definito. Questa tecnica aiuta tantissimo a prendere la forma, o aiuta tantissimo i capelli a prendere la forma ricciolosa. Questa tecnica io la uso quando non ho tantissimo tempo a disposizione, ma voglio un ottimo risultato. Come sapete, per le persone che mi seguono, io adoro i capelli voluminosi. Mi piace l'effetto riccio nelle punta, però l'effetto voluminoso. Questo risultato invece è del secondo giorno dopo il lavaggio. Ovviamente io uso la cuffia per andare a dormire e vedete, sono bellissimi. Adesso andiamo col secondo metodo. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Questo metodo invece, usare il pettine rotondo, che io adoro. Questo pettine costa sotto l'1 euro, lo potete trovare tranquillamente nei bazar marocchini o dei cinesi. È semplicissimo, velocissimo. Questo metodo lo sto utilizzando di almeno 15 anni, prima che cominciano a uscire tutti questi pettini per i capelli ricci, tutta questa novità che la gente è cominciata ad avere questo orgoglio riccio e hanno cominciato a uscire questi prodotti per i capelli ricci. Io usavo questo pettine rotondo, l'ho usato da sempre e veramente mi dà del risultato ottimo. Comunque, per avere comunque un risultato buono sui capelli ricci, fondamentale l'idratazione e fare styling su capelli bagnati, mai totalmente asciutti. Quindi io vado ad applicare il mio siero magico per i capelli ricci, vi lascio qua sopra come ho preparato questo siero, che sono veramente molto orgogliosa, lo sto utilizzando da qualche mese e sono veramente molto soddisfatta. Più che un siero possiamo chiamarli anche un balsamo che non si risciacqua. Come vedete, la stessa tecnica che ho utilizzato prima con l'altro pettine è quello di far passare il pettine proprio al bordo dei capelli, così dà quell'effetto riccioloso. Il risultato è veramente ottimo. Anche questa tecnica io la utilizzo quando, ovviamente, le giornate che non ho proprio voglia di star dietro ai miei capelli, ma voglio un ottimo risultato, oppure ho tanta fretta per uscire, allora li pettino in questo modo e esco. La cosa fondamentale è quello che divido i capelli. Tanti anni fa io i capelli non li dividevo mai, li pettinavo tutti mettendo la testa in giù, cercando di pettinarli creando i ricci, ma avevo comunque dei bellissimi ricci e abbastanza voluminosi. Ma dividendolo garantite di più che tutti i capelli, tutte le parti dei capelli sono abbastanza ricci e sono abbastanza definiti. Adesso vado a fare un crunch dopo che ho pettinato i capelli. Li faccio sia ciocca per ciocca, sia quando finisco proprio tutti i capelli. Come vedete, guarda che bei ricci che si creano. Non servono delle cifre pazzesche per poter avere dei capelli ricci. Basta un buon pettine, anche ecco, super economico, per avere un risultato veramente che ne valga la pena. È fondamentale, come vi ho detto, l'idratazione. Se non avete questo siero, non avete maniera per averlo, basta avere un balsamo buono, una maschera buona. Io sempre per tantissimi anni ho usato anche le maschere, quelle che non si, quelle normali, quelli semplicissimi. Adesso andiamo col crunch sui capelli. E sapendo che adesso fa caldo, io i capelli non li asciugo col phon, li asciugo a naturale, vado a fare la passeggiata con la mia cagnolina e quando torno li separo con il separatore. Come vedete, sono già bellissimi.
Adesso arriviamo al terzo metodo, è quello di rullare i capelli. A me piace questo metodo soprattutto quando ho i capelli molto secchi, super danneggiati o magari ho preso il sole e sono seccati tanto. Faccio sempre una maschera idratante, dopodiché faccio questa maniera qua perché voglio che i miei capelli assorbano tutti gli ingredienti, tutti i trattamenti, tutti i benefici dei prodotti che li ho utilizzati, quindi mi durano a lungo dieci. È molto semplice da fare, li preparo così, poi dopo vado a pettinarli con il pettine coi denti larghi per separare i rullini, perché a me non piace impesantire i capelli e non mi piacciono i boccoli grossi, perché i boccoli grossi sono belli da vedere però limitano il volume dei capelli, soprattutto delle persone come me che le piacciono i capelli super voluminosi. Io li separo in questo modo. Tanti possono pensare che si rovina il riccio, ma fidatevi, non si rovina per niente, anzi, magari rovinate di più se aspettate che i capelli si asciugano, sapendo che comunque sono molto idratati e molto bagnati i capelli, che è la parte fondamentale per poter fare questa tecnica. Bella gente, aspettatemi domenica perché vi porto un trattamento super mega idratante per i nostri capelli ricci, perché l'ultimo trattamento che ho fatto secca abbastanza i capelli ma dà un risultato favoloso per quanto riguarda il volume e il benessere dei nostri capelli, li fortifica ma purtroppo li secca tanto, e quindi vi ho portato un trattamento super idratante per i capelli ricci e non. Vi aspetto domenica. Bella gente, se vi piace questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Bella gente, se vi piace questo video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao a tutti e alla prossima!